L'implantologia dei capelli artificiali è una tecnica molto semplice ed efficace che si effettua in ambulatorio. I capelli sintetici nido sono perfettamente biocompatibili, resistenti alla trazione ed elastici. Dal punto di vista estetico sono assolutamente identici per colore, lucentezza e spessore a quelli naturali. Confezionati in buste, vengono tagliati nella lunghezza desiderata e ondulati secondo le esigenze del paziente. I capelli sintetici vengono fissati alla cute uno alla volta attraverso un ago chiamato implanter che, agganciando il capello per l'asola, permette di inserirlo nel cuoio capelluto. Oggi vi presento il signor Mario che si sottopone all'impianto dei capelli sintetici per la prima volta. Salve. L'impianto dei capelli sintetici nido viene utilizzato per rinfoltire, per migliorare eventualmente un esito di un nuovo trapianto o può essere utilizzato anche nei casi di calvizie femminili. Prima di procedere all'innesto vero e proprio si fa una piccola anestesia locale come quella del dentista. Mentre aspettiamo che l'anestesia faccia effetto, vi mostro le caratteristiche innovative dell'impianto e la sua semplicità di esecuzione. I capelli nido hanno alla loro estremità un'asola che funziona come uno pseudobulbo naturale, permettendo un ancoraggio duraturo. Ogni capello viene inserito nella robusta membrana che si trova sotto il tessuto sottocutaneo ed è rivestito di uno strato di collagene che lo rende biologicamente affine alla cute in cui verrà inserito. Mario è pronto, possiamo procedere all'impianto. L'impianto può durare da un'ora ad un'ora e mezza a seconda del numero dei capelli desiderati. Il numero può variare da un minimo di 100 ad un massimo di 1500 e viene preventivamente concordato con la persona. Durante l'intervento il paziente può vedere tutte le fasi dell'impianto e decidere quindi in diretta come ridisegnare l'attaccatura, quali zone infoltire e così via, fino a raggiungere il risultato che desidera. Guarda, a me piacerebbe se mi abbassassi l'attaccatura comunque. Certo, perfetto. È intervento finito, si disinfetta la cute e poi si procede con un normale lavaggio e asciugatura dei capelli. Mario può tornare subito al lavoro e alla sua vita di relazione senza che nessuno possa sospettare di nulla. I capelli artificiali giapponesi infatti sono assolutamente identici a quelli naturali. Grazie Mario per la collaborazione. Prendi l'antibiotico per una settimana e fa lo shampoo fra 2 giorni e poi basta. Va bene, dottore. Grazie. Grazie. Ciao, ciao.